Buonasera cara gente, buonasera, benvenuti in questa nuova live e soprattutto in questa nuova serie. Siamo... Mentre leggo il manuale di Kill Team arrivo... Oggi ascolto la soave voce del mio astropate. Oh, ma che bel inizio live con questo messaggio, grazie. Dicevo appunto benvenuti in questa nuova serie perché oggi iniziamo un nuovo titolo. Per la precisione, Warhammer 40.000 Space Wolf. Ora, voi non vedete ancora il gioco a schermo perché il gioco non parte con il menu principale. Il gioco parte buttandoci immediatamente nel tutorial. Buonasera a tutti quelli che stanno arrivando, buonasera. Il gioco ci butta subito nel tutorial, però prima del tutorial... c'è un filmato che diciamo che ci spiega brevemente il contesto per cui noi esistiamo e stiamo conducendo questo tutorial e per cui poi inizia la storia. Solo che non posso metterlo in pausa, quindi non ho ancora avviato il gioco, lo avvieremo. Quello per cellulare, esattamente, gioco che inizialmente è nato su cellulare e poi gli sviluppatori hanno realizzato una sua versione PC. Un po' come vari altri giochi, ad esempio, d'altronde, prima di Aeronautica Imperialis Flight Command abbiamo giocato appunto Dawn of Squadron, altro gioco che era nato inizialmente su dispositivi mobili ma poi portato su PC. Anche questo ha avuto bene o male lo stesso corso. È un gioco che ci pone nei panni di una squadra di Space Wolves, in una storia che mi pare di ricordare sia contro dei seguaci di Slaanesh, e poi ha tutta la sua storia e ha varie espansioni. Alcune, sicuramente una so che va avanti con la storia, mentre un'altra avevo letto che addirittura è una storia prequel che ci mette nei panni degli antagonisti della storia principale per spiegarci come sono arrivati ad essere nostri nemici nel gioco base. Quindi a quanto pare a livello puramente di premesse pare essere un gioco che comunque vuole mettere una certa narrativa interessante. Quanto al gameplay, io nel post di presentazione del gioco vi ho detto: immaginatelo un po' come una sorta di Warhammer Underworlds. Io l'ho giocato per poche ore ormai anni fa, praticamente poco tempo dopo che uscì, e mi pare di ricordare che uscì nel 2016. E è un gioco quindi appunto che ci mette nei panni di Space Wolves e di cui noi utilizziamo, possiamo dire tra virgolette, i modelli. Però poi abbiamo delle carte, un po' come Warhammer Underworlds, quindi nel senso usi i tuoi modelli, hanno una mappa, li sposti, un gioco a turni. Ma nel frattempo hai delle carte che hanno delle varie cose che puoi fare con esse. Io tra l'altro devo subito prendere anche la... Allora, facciamo partire il gioco innanzitutto. Facciamo partire almeno qualcosa a schermo, vediamo. Almeno vediamo anche solo un attimino il filmatino iniziale. Spero sentiate tutto, sia tutto a posto. Vediate tutto. Tra l'altro ragazzi vi dico subito, purtroppo in questi giorni prenatalizi mi beccate di nuovo con la webcam scrausa, perché sono per un po' di giorni in più a casa della scopatata e non ho con me la webcam. Piccolo dettaglio inutile ma che volevo mostrarvi. Allora, tra l'altro dicevo solo che devo poi andare nell'app di Steam, perché a quanto pare questo gioco offre gratuitamente dei vari pacchetti di carte che puoi aggiungere, perché a quanto pare gli sviluppatori, anche se il gioco di per sé è finito, ogni tanto danno dei codici per tipo sbloccare qualche carta in più. Non so quanto potranno essere utili, però io magari li riscatto appena riusciamo ad arrivare poi al menu principale. Come vi ho detto, il gioco ci pone subito nel tutorial. Parte subito nel tutorial, non passiamo ancora dal menu principale, quindi vediamo un attimo cosa. Tanto io in un certo senso riparto quasi come se fosse una blind run, ragazzi, perché mi ricordo zero. Spaceman del Caos è sconfinato nel territorio di Kanak, cane di razza. Ora muori per aver profanato il territorio dei predicatori. Ah no, predicatori, ok. Ricordavo Slaanesh, forse hanno comunque magari una predilezione per Slaanesh, non mi ricordo. Valgard, avanti traditore, vieni a me. Molti hanno provato a uccidermi, ti aggiungerò alla lista. Ma prima di farlo devo imparare come ci si muove e come si vive. Allora devi muoverti più vicino al nemico per sparare. Seleziona la carta evidenziata per muovere il tuo personaggio. Ah, nel gioco puoi usare quasi tutte le carte per muovere il tuo personaggio. Ah, ok. Detto, riparto come da zero, non ricordo assolutamente una mazza. Tocca il pulsante muovi per muovere il tuo personaggio. Quindi uso la carta, cioè è come se la scartassi per usarla per muovermi. Non è questo il valore di movimento 5, vero? No. Mi muovo qua, va bene. Lui mi dice di muovermi lì e mi muovo lì. La direzione è ok. Quindi sì, io scarto le carte per poterle utilizzare come movimento. Ok. Questo è il contatore dei punti azione. Generalmente inizierai ogni turno con 2 punti azione. Prenderai un punto azione ogni qualvolta giochi una carta. È una buona occasione per attaccare questo Spaceman del Caos. Seleziona la tua carta pistola Requiem, che non è proprio una pistola Requiem ma è un fucile Requiem, ma a noi va bene. Posso muovere la visuale? Sì, posso. Ah, ma c'è un altro bastardo lì, ok. Sparamoli. Cosa usa? Oh, un filazzo. Anche lui. Proviamo qualche tattica più avanzata. Va bene. Punti scopo. Tutte le tue carte hanno un numero in alto a destra. Quelli sono... Ah, grazie per avermelo spiegato subito. Quelli sono i punti scorto. Ogni volta che giochi una carta ricevi punti scorto, che non so dove vedrò, se si cumulano, però va bene. Più punti sforzo hai alla fine del turno, più tardi potrai giocare nel turno successivo. Ah, figo! Questa cosa non me lo ricordavo niente, ma questa cosa è una bella meccanica. Figo. Ora proviamo a trarne un po' di vantaggio tattico. Voi vedete... Ah, perché loro infatti hanno 18 e 17. Quindi non è a rotazione il turno, è diverso. Puoi vedere che ora il tuo personaggio ha 0 punti sforzo, infatti. Se riusciamo a finire questo turno con meno punti sforzo dei nemici, nel prossimo turno potremo giocare prima di loro. Gran figata questa. Vedi questa carta per attaccare il tuo nemico. Vediamola. Io picchierei lui. Oh! Terribile. Ora il nostro personaggio ha qualche punto sforzo. Beh, però possiamo usarne un po' di più. Cioè, 2 a 17. I nostri nemici ne hanno di più. Guarda, questo guarda. Quindi se terminiamo il nostro turno ora è come se giocassimo un turno in più. Ma dipende. Ma va bene, tutorial, va bene, faccio quello che mi dici tu, va bene. Hai ancora punti azione. Desideri terminare il tuo turno? Ok. Guarda, nuovamente il tuo turno. Grazie, gioco. Prova a usare questa tattica a tuo vantaggio. Le tue battaglie diventeranno più facili. Ora vai sconfiggendo i nemici. Interessantio. Ah, vedi che comunque se vuoi puoi utilizzare delle carte che sono apposite per movimento. Però in caso di necessità dici vabbè, ne spreco una a nuovo. Ok. Però non credo di averne bisogno. Vabbè, ce l'ho la gittata 4. Io posso controllare la plancia mentre sono qua? No, quanto fare no. Non posso, Vabbè, non importa. So che teoricamente entro 4. Ah, è proprio fiammata, figo. Porca troia, quanti danni. Buonasera, Fabio. Ok, quindi ho 8 punti. Ah, però lui ne ha 11. Quindi teoricamente... Scusa, ma sì, ho già fatto... Ah no, ho già fatto un turno, però giustamente io lo passo, ma ora per forza tocca a lui. Ok. Hai ancora dei punti azione. Lo so, però se ne uso di più vado a più punti sforzo di lui. Anzi no, mostramelo ancora, che tanto lo so che poi mi sbaglio e salto i turni senza usare. Ah no, tocca a me. Ok. Perché lui non ha esaurito... Ah, perché deve proprio ancora esaurire i punti sforzo. Perché è arrivato a 11, ma ne aveva 17, quindi... non è proprio vai a zero ogni... Solo vai a zero ogni turno. Ogni turno lui ti scala un tot di punti sforzo che ti sei preso fino a che non arrivi a... Ah, ok. È particolare come sistema di turno, non lo ricordavo proprio. Ok, cosa li facciamo? Io userei una requiemata potente. Ok, bene. Tutorial finito o deve insegnarci qualcos'altro? No, deve insegnarci qualcos'altro, come ti pare. O forse no, semplicemente ci dice, ci manda un altro nemico da gestirci da soli. Ah, lui ha 8 punti sforzo e allora io... No, però non lo sai. Quindi io spalterò il turno. Passerò il turno. Vado a 0 e anche lui, vero? No, 6. Quindi di 6 in 6. Ogni turno sono 6. Presumibilmente. Mi pare di capire. Ora mi muovo. Oddio, non di tantissimo, però. Lui ha 2. Teoricamente si avvicina. Esatto. Però giustamente si accumula tantissimi punti, quindi non ne uso ancora di più per spararmi. Quindi questa è la coda fondamentalmente. Figo, figo. Il sistema di turno è davvero molto accattivante. Io presumo che ti sparerò. Anzi, aspetta. Ah, 120 e 80%, quindi comunque posso mancare. E là, le inquadrature cinematiche. Non ripeto 1000 volte, non me lo ricordavo, ma fate finta che ogni cosa per cui io mi stupisco effettivamente non me la ricordavo, sebbene l'avessi già vista anni fa. Nelle prime ore, poi tutto il resto non tutto. Ho giocato poco. Quindi posso agire ancora io. E ti sparo una fiammata e muori presumibilmente, no? Ah, beh. Quanto? Ah, però nel tutorial arriva un mio amico. Grazie. Gunnar Rattletuff. Scuoti denti. Scuoti denti. Valgard, questo posto è pieno di fecce del caos. Ce n'è una che puzza particolarmente. Se vuoi soddisfare la tua sete di vendetta devi spiegarlo. Ti aspetteremo proprio dietro il relitto della nave. Non osare eliminare tutti i traditori senza di me, altrimenti giuro su Rassi che andrò su tutte le furie. Giunge nel discorso Horus Redsmith, che quindi è il sacerdote del ferro. Valgard, il mio Auspex sta registrando un contenitore di equipaggiamento non lontano da te. Dai un'occhiata, potrebbe esserci tutto ciò che ci serve per aiutare i nostri fratelli. E andiamo nella cassa. Allora, giustamente lui ha carte diverse, che ha roba diversa dal rosso. Prepariamoci per la lotta contro i nostri nemici. Gunnar ha alcune carte che non hai ancora visto. Lo scudo, per esempio, gli fornisce punti di difesa, mentre il personaggio ha difesa. Mentre il personaggio ha difesa, qualsiasi danno inflitto gli è ridotto della metà. Ma perde un punto di difesa ogni volta che è attaccato. Ah, ecco cos'era lo scudetto qua. Diamo a Gunnar un po' di difesa. Clicca sulla carta Scudo Tempesta. Puoi vedere che ora ha 2 punti di difesa. Un personaggio può avere un massimo di 3 punti di difesa. Buono sapersi. È rimasto un punto azione. E equipaggiamo Gunnar con un'arma. Ah, puoi equipaggiarle quindi. Beh, infatti vedevo equipaggio qua. Quindi se ce le equipaggiate sono fisse. Non hai un... se non hai la carta ti fotti. Perché l'hai fissa. Lo. Quindi ce l'ha. Io posso ruotare la visione. Ah sì, posso guardarti meglio. Non così tanto meglio, però almeno ho un'idea. Ok. E la madonna quanto arrabbiato. Una volta a turno, se un nemico si muove e poi si ferma nella tua zona di attacco, lo attaccherai automaticamente senza costi di sforzo. Ah, perché lui ha il fantastico reazione 75%. La cosa che mi fa ridere è che questo qua si chiama Requiem Tempesta. E il fatto che a tutti gli effetti, ai tempi in cui è uscito questo gioco, si chiamava ancora Requiem d'Assalto. Però poi, adesso è cambiata la traduzione, si chiamano giustamente Requiem Tempesta. Quindi è stato giusto in anticipo. Ta puttana quanti danni. Salta, salta. Però ci picchia. No, non ci picchia a quanto pare. Siamo distanti. Ah no, non possiamo proprio intervenire. Cioè c'è un terribile pezzo di nave. Felice. Non mi muovo nemmeno di tanto, però. Beh, a sto punto tanto non posso intervenire, quindi fanculo, mi muovo. Ok, ti tiro una magliata potente, direi. Un ultimo argomento per affrontare prima che tu colpisca il nemico. Grazie, mi piace che il gioco sa già che io voglio picchiare il nemico. Parliamo degli effetti a catena. Alcune carte che hanno un'icona a catena queste conferiscono un bonus che può essere attivato da alcune azioni. Per esempio questa carta fornisce al tuo attacco una possibilità di colpo aggiuntivo se attacchi un obiettivo con un'arma gittata. Attacchiamo un nemico con la tua pistola. Attacchiamo un nemico con la mia pistola. Catena! Catena! Doppia catena! Hai attaccato un nemico con la tua arma gittata, quindi la carta con effetto a catena è stata giocata automaticamente e ora aggiunge la possibilità di un colpo aggiuntivo al tuo attacco attuale. Quante meccaniche particolari che lo rendono un gioco già diverso dal solito. Sono giocate senza sforzo, grazie. Non so se mi ha dato in realtà un colpo in più, perché sono stati comunque 3 colpi. Va bene. Posso picchiarti adesso? Sì. Non me ne sbatte le palle che è giù. Vai. Vado più sforzo di te. Voglio farti del male fisico. Non posso. Ah, merda. Come non detto. Io non posso girarmi. No, no, è un'altra. Sarebbe un'altra azione girarmi. Puoi alzare un po' il tuo audio o abbassare quello del gioco? Assolutamente. No, no, grazie per avermelo detto. Aspetta. Allora, provo ad abbassare un pochettino quello del gioco. Perché quello mio è al massimo. Però quello del gioco posso abbassarlo. Vediamo un po' come va. Adesso l'ho abbassato direttamente da Streamlabs. Però comunque dopo, appena riesco ad arrivare al menu principale, magari regoliamo un po' l'audio direttamente dal gioco. Ah, però posso usarle per ricaricare. Ah. Scusa, ma se io la uso per muovermi. Ah, vedi, posso usarla per girarmi. Ok. Catapapam. Fanno notoriamente così i maghi tutti. È risaputo. E ora mi muoverai ulteriormente. Ce la faccio ad arrivare, eh? Oh. E quindi? Cosa succede? Ah, usa il pacco salto! Il pacco salto, ragazzi. Il jumping, i reattori dorsali. Il pacco salto, ragazzi. Minchia, capolavoro. Muoviti fino a un raggio di 5 caselle. Puoi passare attraverso gli ostacoli. Grazie. Ah, ma facciamo come Space Marine, che ce lo mettiamo per un momento. O è fisso poi. Terminator del caos. Com'è possibile che un altro novellino dell'imperatore sia sopravvissuto al nostro attacco? Ho fatto fuori tanti dei tuoi fratelli e voglio vedere se riuscirai a combattere come si deve prima di morire definitivamente. Non deludermi, cacciatore grigio. È pure informato sui nostri ragni, comunque complimenti. Grrr, idiota. Chiunque tu sia ti taglierò la gola. Costi quel che costi. Pagherai cara per ogni mio fratello caduto. Pozzo po', ci possiamo equipaggiare. Ah, bello che si vede comunque. Pensavo mi facesse più male, però immagino che possa essere anche per il tutorial. Ora esplodi, capito? Guarda, guarda come esplodi. Catena! Ah, proprio. Sarà che ci sono le esecuzioni magari quando li uccidi? In qualche caso, magari non sempre. Non posso girarmi, beh. Posso ricaricare. Ricaricato. Ok. E allora lui quanto ha? 15. Ah, però non ci arrivo. E quindi io mi dovrei muovere. Però se faccio così adesso posso... Ah beh, bastardo, non posso sparargli così. Ah, però avevo... Ah, giusto, ho usato tutte e due le azioni, ma mi ha subito fatto passare e avevo meno sforzo di lui, meno male. E allora... Io ti uso? Ti uso un lanciafiammo? No, dai. Però giustamente anche lui ha le difese. Porca merda. E allora con te invece mi muovo. Di quanto mi muovo? Io mica lo so. No, bastardo! Però ho fatto la reazione, quindi fantastico. Che male, quanto dolore. Quindi posso spararti da qua. Cioè non oltrepasso i miei amici, teoricamente. Però attenzione, non ho bisogno in realtà di usare il mio fantastico... potere. Fa un fottio di danni. Posso utilizzarlo un'altra volta. Ma no, utilizziamo una carta. Ole. Tutorial finito, credo. Vittoria. Sì, tutorial finito. Completa la missione, raccogli teschi d'oro per salire di livello, ricevi teschi d'oro completando gli obiettivi nelle missioni della storia. Hai ricevuto 1 carte. Grazie. Ora se andiamo nel menu principale vorrei effettivamente vedere questa cosa dei codici. Poi è la mia libreria. Libreria. Libreria Space Wolf. Io vado alle notizie correlate. Allora, sono al menu principale adesso? Sì. Come faccio a riscattare dei collezione? Caputa, quanta roba. 2 mazzi, 1 per ogni tipo di armatura. Armatura scout, armatura potenziata, armatura... Ah, i mazzi sono in base all'armatura. Ok. Forgia. La possibilità di ottenere una carta comune, non comune, raro, epico, leggendaria dopo un tentativo di creazione riuscito. Ogni booster contiene 5 carte, almeno una di queste carte è non comune o migliore. Come faccio a... Ah, vedi, utilizza i codici promo. Ok, adesso io provo un attimo a vedere se io riscatto un po' di roba. Cosa mi... se effettivamente sono roba valida. Tanto sono tutti codici. Sono codici univoci. Cioè sono. No, scusatemi, no, è parola sbagliata. Codici universali. Nel senso, se li vedete a schermo e volete giocarci, sono gli stessi. Beh, se io riscatto questo qua, che è il più recente, è ancora valido? No, a quanto pare no. Quindi durano pochissimo. Ah no, ma questo non è il più recente, ho detto una cazzata. Ah no, no, sono vecchi. Niente, come non detto. Io ci ho provato. Ero curioso di vedere se i codici valevano. Pace, va bene così. Era una curiosità, almeno fugato un dubbio. Poi, vediamo sti punti esclamativi. Allora, carte... devo guardare di questo? Niente. Nel tutorial lo so già. Armatura. Ah, questi sono i miei fantastici? La mia squadra. Però io ho anche altra gente, perché io ho tutti i DLC teoricamente. Ad esempio io ho Dren Redblade, che era quel personaggio che c'era nella scatola di Death Watch, il gioco da tavolo. C'era la squadra della Death Watch capeggiata da Cassius quando era giovane nella missione contro i culti dei Genoraptor sul Cosar Quintus, e loro, sti sviluppatori, hanno messo Dren Redblade in questa storia. Redblade è quando anche lui era ancora giovane. Mi pare che anche c'è qualcun altro che è DLC, mi pare lui anche. Belli modelli comunque, sono bellini, mi piacciono, sono fatti bene. Ovvio non è una grafica Game Awards, però nel senso, per il gioco che è mi aspettavo peggio. Sono bellini comunque, non terribili. Ok, tanto non so chi siate. Però noi abbiamo il nostro Valgard, quindi però possiamo prima o poi sbloccargli altre armature, a quanto pare. Interessante. Vabbè, noi andiamo di campagna, quello dobbiamo fare. Una mappa con missioni è disponibile. Per maggiori informazioni clicca su un'icona missione. Le missioni principali della storia sono contrassegnate con dei teschi. Riceverai teschi d'oro quando completerai le missioni principali della storia e le sfide al loro interno. Capitoli della saga, sbloccherai nuovi capitoli mentre avanzi nella storia del gioco. Ah, vedi, infatti questa roba sono i DLC, sono le espansioni con le altre storie. Ok. Quindi la prossima è Fratelli d'Arme. Ho già gli obiettivi però, quindi ok. Non li guardo troppo, spero di poterli vedere dopo, credo di sì. Però non li guardo troppo perché poi temo che ci siano spoiler. Allora, devo selezionare il mio? Solo Valgard, quindi seleziono, che è il protagonista. Protagonisto più protagonisto di altri personaggi. Ah, la difficoltà, giustamente. Beh, io direi di normale. Veterano brizzolato, attenzione. Questo gioco metterà alla prova la tua abilità, però ti ricompenserà con il piacere di combattere contro dei degni avversari. Seleziona questa modalità di gioco per giocare nel modo come lo intendiamo noi. Io gioco come intendete voi, mi va bene. Devo ripulire la zona dei traditori e individuare i fratelli del branco sopravvissuti. Ah, giusto, perché effettivamente ci siamo schiantati come delle merde sul pianeta, quindi dovremmo magari trovare qualcuno. Ad esempio il sacerdote del ferro, che ci abbiamo parlato, ma non sappiamo dove sia, credo. Ok, allora andiamo. Tu non parti con già dei punti sport? E invece sì. Però io ne avrò di meno. Perfetto. Quindi attenzione. Gittata 2-4, quindi non c'è arrivo. Filetern. Ah no, un combi melta, non fucile termico, mi pareva diverso. Ok, e pesca due carte. Ma no, io mi muoverei. Già che ce l'abbiamo il movimento. Però lo utilizzo. Quindi se è 2. Ah no. A 2-4 no. Io 2-4 pensavo intendesse un po' come le armi termiche classiche del gioco, del wargame, che se le spari a metà gittata fan più danni. Invece no, è minimo 2, massimo 4. Ok. Ah, mi ha fatto catena lui però, mi pare, ecco perché era rossa. Che vuol dire? Con calma però, eh. Va bene, minchia, se avessi un lancio... Ah, ce l'ho un lanciafiamme, va che bello. Ma che bello. Colpisce tutti gli obiettivi. Ah. Vai. Così. Mi piace. Quanto? Intanto uno è morto. Guarda un po'. Però così spreco tanto, eh. Ma è già invece... Ah, sempre gittata 2-4. Ah. Se la uso? Ci arrivo? Sì, pare di sì. Però no, utilizzerei questo perché, sai, infligge un po' meno danni e non abbiamo bisogno di tutti quei danni. Perfetto. Per lustrare uccidi tutte le unità nemiche. Va bene. Ripristina 100 salute tutti gli alleati. No, no. Bisogno. Questa la utilizzo. Mi riprendo due carte, non è male. Voglio capire adesso se mi rimane sto ratto. Fratelli, è Valgard che vi parla. Se riuscite ancora a reggervi con le vostre gambe e avete le braccia abbastanza forti da colpire i nemici del padre degli dei, è arrivato il momento di reagire. Al che arriva un nostro amicone Terminator. Sono Araldo. Minchia, che nome. Sono Araldo. Ho giurato di morire per Ras e per il padre degli dei, ma che io sia dannato se non riuscirò a portare con me almeno un centinaio di traditori. Valgard, il mio martello è al tuo servizio. E abbiamo uno scout, che invece si chiama Ingvar. È Ingvar che vi parla. Mi fa piacere sentire le voci dei miei amici. È da tanto tempo che il mio fucile aspetta la sua preda e la mia daga è pronta a nutrirsi con il sangue del nemico. Andiamo al luogo dell'incontro. Per tutto questo tempo ho avuto fede che il nemico non si sarebbe sbarazzato di noi così facilmente. Incontriamoci al vecchio posto di comunicazione. Sicuramente i traditori hanno intercettato il nostro segnale. Dobbiamo prepararci per tracciare un sentiero sui loro cadaveri. Quindi vecchio posto di comunicazione. Quindi evidentemente potrebbe essere un posto in cui loro si sono schiantati, ma è un posto che conoscono. Non è un mondo proprio dispersissimo. E chissà dov'è, chissà che posto è. Comunque no, il jump pack mi è scomparso, quindi non rimane. Quindi non è un... potrebbe non essere un luogo... dici, dove cazzo siamo? No, appunto pare, forse stanno dove si trova. Quanto potente è la musica, quanto? Ah! E io quasi quasi ti sparo anche. Però me l'equipaggio. Equipaggiare, ah sì, anche quello fa sforzo effettivamente. Mentre tu, ah, tu neanche tu due, porca puttana. Ma tu non puoi sparare con questo fantastico fucile da cecchino, è solo estetico per adesso. Pare di sì. Pare di sì. Quanta gittata hai? Gittata 4. Eh no. Ah, porca merda. E niente. E fortunatamente so... e invece guardalo qua. Gittata 2-6, colpisce un obiettivo singolo, usa entrambe le mani, capacità di munizioni. Minchia, lo sciotta! Minchia! Fortissimo! I fratelli devono raggiungere il punto di raduno, direi di sì. E io pensavo che lui sarebbe, lo scout sarebbe stato quello più in difficoltà, invece porca merda, ha shootato fortissimo. La bestia di Satana. Lui riesce ad arrivare, ah no, arriva al posto di comunicazione ma non riesce, ah non sono tutti abbastanza vicini. C'è una casta là tra l'altro, ok, non sono attaccati come la missione precedente in cui ho dovuto usare il pacco salto. Direi che ti uso per muovermi. Capisco che siete lupi siderali e probabilmente utilizzate, tanto contenti di utilizzare le spade a catena, ma io qua direi che mi serve muovermi. E mi muoverò ancora. Ah sì, ne ha perso un altro, ok. Perfetto. Ora posso spararti da questa angolazione? Quanto pare sì. Faccio anche molto male. Ah, posso usare... Ah, anche altra cosa interessante. Non deve essere la stessa carta. Deve essere una carta che ha bene o male lo stesso tipo di munizione. Interessante. Ma la utilizzerò normale, perché almeno ti picchio. Che tra l'altro effettivamente cambia un attimo arma. Cioè... C'era lì in tasca. Noi facciamo che ci spostiamo prima. Ah, aspetta, questo che è gittata 2-5. Allora, utilizziamo per muoverci. Ah, guarda che esplode. Ah, puoi far esplodere il barile. Grazie. Mezzoa pattern. Ma andiamo a nominare mondi forgia importanti e ricercati. Ma io mi muoverei. E non posso arrivarti addosso in maniera incazzatissima, però... Questo però qua aspetta. Aggiuntivo... Ah, ok. Però posso utilizzarlo per muovermi. Cosa cambia che sia... Ah no, è giusto lo sforzo questo. Vabbè, lo muovo normale. E no, gittata 2 qua. Ah, però sì, ho il mio... Ho il mio colpo, no, il mio colpo. La mia arma. Ok, attenzione. Io utilizzo questo per muovermi così, per girarmi. Poi uso il colpo fantastico per colpirlo. Madonna! Che pro move, ragazzi, cioè. Fortissimo. Bisogna solo capire... Ah, rabbia. Cos'è la rabbia? Vuol dire? Cioè, lo premo. Vado a fuoco. Le X-Ray. E Mortal Kombat. La Madonna. Quanto? Addirittura le... Addirittura le X-Ray. Madonna. Questa è una delle casse del capitolo. Ah, capitolo Forge della nostra nave. Ah, Forge capitolare, immagino in realtà sia di traduzione. Chapter Forge. È la forgia capitolare della nostra nave. Lì puoi trovare un'arma creata da un maestro. Sì, vabbè, un artefice. È il momento di esplodere, amico mio. Proprio il momento di esplodere. Guarda un po'. Guarda un po'. Non me ne frega che in realtà è un overkill assurda. Però voglio proprio prenderti a martellate. Ecco appunto. Move, move. Ricaricami il fucile. Di quanto me lo ricarica? Di uno o di due? Non lo so. Lo saprò dopo. Mi ricarico anche con lui questo. E ora posso magari muovermi e... ma magari riprendo 100 di salute in realtà, perché non è che mi fa schifissimo. Ah no, ma questo è quello figo. Vabbè. Mi pareva strano che non ce ne fossero altri. È più arrabbiato? Presumo? Bel colpo, ma adesso ha tantissimo sforzo. Lui forse finisce con un po' meno. No, eh sì, un po' meno di sforzo, ma comunque è tantissimo di... un bel po'. Ma io guarda, non per dirti, però levi 250. Non me ne frega il cazzo. Ah no, è vero, la difesa. Ah, bestia. Oh, io lo utilizzo tutte e due. Uccido comunque. Ah. Cazzo è forte sto cecchino, porca merda. Vada, si muova. Usi questo martello come trampolino per muoversi ancora un pochettino di più. Bravo. Ora lei invece sa cosa fa? Si gira. Gira. E mi fa questa cosa qua. Spara all'amico mio. Aia. Aia. Devi giungere in soccorso del mio cecchino prediletto. Però dovrei prendere anche la cassa. Non posso ricaricare la... Diminuisce il tuo sforzo totale di 3. Però tanto sono a 0, quindi... Riesco? Riesco. Ok. La difesa va a 0. Non posso fare altro, però mi riprendo un po' di salute perché ne ho un po' bisogno. Mi fa male? Non mi fa male. Vita completata. Hai recuperato una di queste casse, ma devi ancora completare la missione prima di poter usare l'arma che hai trovato. Non ti preoccupare. Tu non ti preoccupare. Ora... Hai ancora 0 difesa. Questo quanto ha? Agitata 4, 180. Ah, perché no? Boia. Posso utilizzarne un'altra? Sì, ti uccido. Oh, bene così. Vai che procediamo. Spara ancora. qua. Noi adesso ci riprendiamo. Oddio, non riesco a spararti. No, come non detto. Faccio così, però forse sì. Oh, guardalo qua, che bello. Ricarichiamo e pestiamo forte. Maronna mia, maronna mia, che forza della natura. Muoviti. Muoviti ancora. Bravissimo. Ora dobbiamo muoverci tutti. È uno andato. Poi sono andati, ora manca lo scout. Sono finiti i nemici? Arrivano altri? Ah no, tocca di nuovo a Valgard. E salti... No, beh, dai, utilizza questa cosa fantastica per curare qui. Pesca anche due carte, dai, così, caldo. Bravo, e te non fai niente, anzi curati di nuovo. Tanto non carte sprecate. Bravo, ecco, bravo. Muoviti, muoviti un bel po'. Muoviti ancora perché sai veramente levarti dal cazzo. Araldo, che te salta. Ok, ce la facciamo. Riusciamo con questo? No, con questo sì, dovremmo... Ok, perfetto. Fratelli, mi fa piacere vedervi. Ditemi, cosa è successo alla vostra alle vostre squadre? La mia squadra ha effettuato un atterraggio di fortuna ed è caduta in una trappola. Sono tutti morti, tranne me. I traditori erano in troppi. Anch'io ero in una situazione simile, però la disgrazia per la mia squadra è stata l'atterraggio stesso. Io sono rimasto ferito gravemente, ma sono riuscito ad uscire dal relitto prima che i contenitori di munizioni esplodessero. Capisco. Probabilmente il nemico aveva già pianificato l'attacco. Giuro che taglieremo la gola ad ogni bastardo del caos per tutti i fratelli caduti. Trasmetterò le coordinate del punto di raduno. Quindi Corus ci interviene, ci dice... Sto arrivando per unirmi a voi. Dannazione. Il mio scanner Auspex rileva delle capsule nemiche che stanno atterrando nel vostro settore. Tenete la posizione fino al mio arrivo e cercate di stare lontano dalla zona di atterraggio del nemico. Oh, che belle le Dreadblade. Beh, ce n'è un'altra che vedevo, questi terribili. Difenditi fino a che non arriva la Thunder. Va bene, lo farò. Non è che posso fare molto, qua. Però almeno mi giro. Valgard in... Ah, bravo, bravo, equipaggio, il fantastico fucile. Poi, muoviti. O meglio, girati. Bravi, arrivate davanti, così posso sparare cazzato una iena. Pezzo di schifo. Riesco a tirarli? Riesco. È così. Sì, una merda. Vada a tipo 3 colpi, non lo so. No, con te non utilizzo niente. Però mi riprendo 10 di salute, cioè 100 di salute, perché ne ho tipo assoluto bisogno. Ok. Ora userei quello più scrauso, proprio perché voglio solo uccidere questo qua. Non me ne frega niente. Devi morire. Bene così. E ora dovrei muovere te, perché sei un pezzo di merda che... Guardiamo brutto. Ne arrivano altri 2. E ok. Non è molto, però. Devo arrivargli addosso e picchiarli col Terminator. La rabbia, quanto è la rabbia incattaferrima. Stata 4. Dai, madonna mia, ti esplodo. Teoricamente, no? Questa rabbia. Poi ha un colpo di fucilazzo a pompa in testa. Arrabbiato. Si è arrabbiato. Più forte. Quindi poi arrivano da là. Quindi io quasi quasi con lui mi tengo già così. Ehi. Male. Che male. Poca vita, eh. Reaction. Ai ai ai. Con chi puoi colpire? Con chi puoi cecchinare? Tutte e 2. Hai la possibilità di ridurre. Ho ridotto io la tua vita. Oh. Catchphrase. Posso spararti ancora e io sparerò proprio a lui. Cecchino veramente formidabile. Fa paura. Ci sono quasi, Valgard, aspettami. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Li ammazzo tutti. Ammazzo tutti e... Ok. Non nemmeno io se... Vabbè dai, sì. Aia. Quanti turni mi fanno così tanto? Va bene. E non ho ulteriori cure, tra l'altro. Devo aspettare che... Aspettare che arrivino con le capsule. Dovresti curarti te però, eh. Ah no, non voglio scartare. Quando arriva la terza, scusa? Ho fatto così tanto in anticipo, sono stato così bravo. Ah, alleluia. Ma è finito questo? Ah no, guarda che posso inquadrarli anche se non tocca loro, ok. Valgard, magari fammi del male terribile a tutto. Che? Ah, sì, riesce. Bene così. Volevano ridurre e invece andiamo. Riesco a ucciderli subito di nuovo con questo colpo. Oh, bene così. Bene così. La Thunderhawk che di estrema prepotenza butta qualche colpo. Completa la missione, abbiamo recuperato livello 2. Cosa significhi? Ok. Hai ricevuto armatura scout, nuovo membro della squadra, 39 carte scout. Hai ricevuto armatura Terminator, nuovo membro della squadra, 39 carte Terminator. Bene per me. Boh, non mi metto a fare deck building adesso, ce lo farò poi. Ah. Frutto proibito. Andiamo avanti. Siamo riusciti a salvarci, quindi. Vediamo cosa ci attende. Ah, ma io posso mettermi la Terminator. Ah, posso subito mettermi la Terminator anche per Valgard. Ma i punti vita sono gli stessi? Quanto pare. Però non ho il fucile a cecchino con lui. Fatemi solo vedere un attimo la cosa del mazzo. Io sono tipo con lo scout. Ah no, ce l'ho comunque. Non così tante, eh. Pensavo di più. No, non volevo toglierle. Scusatemi. Come faccio a uno su 8. Dove lo rimetto? Sbagliato. Pensavo che solo cliccarle cambia. Ah no. Vabbè, guarderò poi bene cosa si... Queste come mai sono fichissime? Questo mazzo è già pieno. E io tipo tolgo questo e metto questo, no? Ma sì, dai. Io provo a utilizzarlo in scout. Lo metto in scout. Vai. Ah, la difficoltà non è per tutta la campagna, è proprio ogni missione. Ok. Va buoni. Mantello fico. Sento la puzza del tragitto. Ah, la puzza, porca troia, ti esploso nel... tutto addosso. Vedere che senti da questa parte. Equipaggerei subito, immediatamente, il fucile. E poi... Figo, un lupo ferrisiano. Quindi è proprio compagno fisso. Che figata. questo foglio poi. Prossimo turno lo evoco. Ma sono di nuovo da solo, quindi. Non uso un'intera squadra ogni volta. No, dipende. Quanto fa. Ottieni informazioni sulla posizione della base nemica. Va bene. Siamo riuniti. Il nostro Corus ci ha preso con la Tandro. Siamo riuniti anche con lui. Ora quindi viaggiamo cercando informazioni dove si nascondano pezzi di merda predicatori che potrebbero evitare di spararmi 4 volte magari, Hai capito? Fuoco di sbarramento. Male. Ok, e allora io innanzitutto mi evoco un lupo. Che bello, ma lo evoco tipo subito davanti a te. Non fanno così i lupi, ma va bene. Olè! Quindi tocca al lupo? Tocca al lupo. Gnamme. Peccato che non abbia preso quello da 200, altrimenti lo aveva già saccagnato. Catena. Fugge. Stardo. No, ce lo picchiano. Per carità, non beccano noi, però. No. Solo lupazzotto. Io adesso arrivo qua e ti pesto. E ti mangio. Ti ho preso il naso. Bene. Quindi vuol dire che io posso muovermi così, darmi così, fare così. Maronna mia, quanto è forte. Mi chiama. Sarebbe fichissimo farsi un intero mazzo, ma solo cecchino. Solo cecchino. Sembra figa come cosa. Ah no, ci sono altri due miei fantastici amici, ok? Non credevo che avrei visto dei fratelli sopravvissuti in questo posto maledetto. Fate rapporto. Kai. Valgard, siamo in inferiorità numerica e malapena riusciamo a respingere il nemico. Siamo quasi a corto di Promezio e a fratello Einar sono rimasti solo un paio di colpi Requiem. Einar, appunto. Buonasera, Aleph. Buonasera. Quei dannati traditori hanno trovato un appoggio solido in questa zona e possono ricevere rinforzi senza problemi. Però se riusciamo a sistemare il loro comandante c'è la possibilità che il nemico si ritiri. Comandanzio! Bene, ci diranno la posizione della loro base. Non ne sarei così sicuro. Non è detto. Vai, lupo. Vai, lupine. Mangia il predicatore. Allora, può subito equipaggiarsi questo. Quindi glielo mettiamo immediatamente. E poi... dove sono? Ah, non sono troppo lontani, Ok. Allora, sai cosa fai? Tu che puoi già arrivare qua, tra l'altro, e si sparare già, no? Resume. Ah, ma che bello. Schioppalo. Ah già. No! Ci ha ammazzato un loop. Ci ha ammazzato il lupine. Povero lupine. Einar è il nome del mio Dragonborn di Skyrim, quindi questo anonimo lupus siderale è stato il mio personaggio preferito dal primo momento che lo vidi. Ah, pensavo tipo quello che mi faceva più schifo perché Skyrim merda, però... Scusate. Scusate. E non resisto, ho dei problemi. Però ok, bene. Sono felice di questa cosa. Ma che emote sono? Sono quelle di Bicio? Che c'è l'uccello? Allora, tu ti muovi incazzato nero. Ma io posso usarti per muovermi? Esatto, io devo far finta tipo che queste carte, cioè lui non le stia scartando, ma che stia effettivamente utilizzando queste cose per portarsi in avanti. Cioè, tipo lui lancia una granata ma ne sfrutta l'esplosione per volare avanti. Perché sono degli Space Wolves bravissimi. Azzope! Ma questa è una ficata. Aspetta un attimo. Ah, no. E invece no. Pensavo. Oh, che figo! Ma è la variante di Late. Dei Late Worlds. Quelli nel settore Calixis. Che name drop che fanno di mondi forgia proprio bellini. Pescano nomi proprio belli. Con questo riesco già a bersagliare qualcuno? Sì. Io l'ho platinato, quindi posso dire che è merda con cognizione di causa. Tu no. È vero, hai ragione. Ma ci arriverò un giorno. Lo giuro. E che do priorità a giochi che so che mi piacciono. E qualcos'altro posso? Riesco? No, mannaggia a te. Allora mi muovo un pochettino. Qui. Oh. Ma questo... aspetta, questo è bello, eh. Perché è bello. Sì, però questo... però questo spara a tutti. Quanto ho incazzato. Bravo, equipaggio ti correggo un bello. Così. Quanto sparate? Oh, e basta. Poi, urca. Questa è bella. Però, devo avvicinarmi prima. Oh, non riesco ad avvicinarmi abbastanza. Non va bene. Mi avvicinerò comunque così. Ah, scusa. Non pensavo. Assassin's Creed 3, Space Hulk, Death Wing e Imperial roba volante. Cos'è già Imperial roba volante? Beh, ho un vuoto mentale. Cos'è Imperial roba volante? Olè. È un'altra andata. Sai cosa fai? Fai questa cosa qua. Guardalo che bello. Vola. Poi, ah, prima volta che usiamo la spada a catena, non per scartarla in modo da muoverci. Ed è moruto pure lui. Spedeng, madonna, no, veramente. Io mi devo poi fare il mazzo totally cecchino perché è fortissimo. Lascia solo che adesso arriva Valgard da qui, gli altri tre. Madonna mia, quante botte che si pigliano. La reaction, che porca merda, più di metà vita gli ha tolto. Bravo. Però abbiamo un altro con un fucile al plasma, eh. Questo qua mi fa un po'... Sono curati a urla. È giusto comunque. Causa bruciatura. Quando sta attaccando un obiettivo ad una distanza di almeno 3 caselle, infligge 30 ogni turno. Ah. Ok. Però a catena. Vabbè, non lo so. Io penso, attenzione, che mi muoverò. Ah, peccato che posso muovermi solo così. Vabbè, e provo a girarmi. Io mi giro. Cosa? Ah, bene. Comunque a te riesco a prenderti. Fai così. E a te invece... Ah, che palle, non so. Però non è così tragico in realtà, perché comunque ho i miei due colpi qua. I... ma aveva uno difesa. Normale. Maronna, quanto ci metti ad arrivare? Quanto ci metti? Quanto ha di gittata? Beh, ne ha, eh. Secondo me ancora un paio di turni ci arrivo, eh. Mi tolgo pure. Anzi, faccio così. Muovo così. Però poi niente, perché non posso togliermi lo sforzo subito, è vero. Una cazzata. Quanto mi muovo? Non così tanto, eh. Gatteo. Però arrivo abbastanza in gittata per spararvi malissimo. Minchia quanta vita che si riprendono però. Però se ne prende anche 30. Dai, se ne, almeno se, nel complesso se ne prende solo 20. Che male. Quanti danni che mi infligge. Almeno sei morto, perché guarda, veramente volevo davvero tanto muovermi. Sono comunque a meno sforzo di lui. Bene così. Riesco già a sparargli, fa vedere. Oh. E dalla distanza una cecchinata fortissima. dobbiamo andare laggiù. Sicuro che arriva qualcuno. Minchia, 1100 di vita. Porca puttana. Ah no, no, scusa, pensavo di usare ancora Valgard. Ho sbagliato tantissimo. E ho pure sbagliato questo tasto. Vabbè, pace. Ah, giusto, posso ricaricare. Anti-cave. Dovresti curarti però, amico mio. Stai una merda. Fatelo dire. Ah, vedi, vado a 3 effettivamente. Sapevo che arrivavano altri, sapevo. Pezzi di minchia. È tutto che adesso lui sta proprio da schifo. Nemmeno, vabbè, pace. Piuttosto no, 100 salute e me le riprendo. Me le riprendo poi. Guarda, adesso mi uccidono lui. Per forza. Per 3 punti però, peccato. Vabbè, ce lo faremo bastare. Allora adesso aspetta, perché sono un po' nelle curve. No dai, se mi giro così farò una bella fiammata e sono abbastanza tranquillo. I danni gliene infliggo un bel po' comunque. Con te invece usala per muoverti. Riesci già, dovresti riuscire già a cecchinare. No, questa me la tengo per dopo. Ovviamente devo sperare di riuscire ad avere altri colpi del fucile da cecchino, anche se non lo so. Però pesco 2 carte. Infatti il pack scout e Terminator si pagava una parte, si nota. Ah sì? Ah, io non lo so, io ho preso tutto il pacchetto, quindi non ho visto. Me l'ha sbloccati quando ho giocato al tutorial. Ma minchia, scout è forte in culo. Fa ste cecchinate che sono assurde. Direi che tiri un'altra fiammata. Schioppate, dai. Oh, bello, doppia kill. Vai così. Ce ne saranno altri adesso in mezzo tra noi e... oh, lui. Sì. I predicatori sono astuti. Persino se li tagli gli arti con una motosega non ti diranno la verità. Non che motosega sia spada a catena, ma... vabbè. Comunque non è che sono astuti, cioè non è che cazzo. La stupia. Non ho bisogno di sentire le loro menzogne. Una volta uccisi aprirò una testa, ne mangerò il cervello e ne assorbirò le informazioni attraverso la mia gandola omofagea. Non è un pasto che gradisco, ma è necessario. Sì, certo, Valgard, allora non dare per scontato che l'omofagea ti dia sempre le informazioni che vuoi, non è che sia proprio... l'omofagea non è che funziona... Vado un attimo nella cartella dei file, cazzo che voglio, Però... ti va bene, te la fai. Disse Einar da sdraiato a terra e sanguinante. Non ti preoccupare, lui è sdraiato a terra sanguinante, ma non è morto. Noi, mentre non ce la fanno, è tipo che sono lì un po' doloranti, sta morendo. Se la storia non dice che muoiono, non sono morti. Stanno facendo un calmo riposo. E però adesso arrivate in 80.000. Ah, ma posso mostrarli i quadrati? E che cazzo. Almeno so dove quanto distano le cose. Perché non è che è così difficile riconoscere le distanze, però. Pure? Pure? Minchia, detto poco. E che ci arriva là? Bella quella casta, però porca merda. Sono 84. E allora, meno male che hai un bel po' di lanciafiamme, perché qua è un casino altrimenti, mi spiace che becco solo... a caso bruciatura. La ghiandola Susanna. Non è la ghiandola Susanna. Più o meno, dai, sì. Più o meno. No, perché non è la ghiandola Susanna. Dicasi la membrana ansosto, in realtà. Però, perché comunque quella membrana ti manda in coma. Quindi non parla. Ti manda in coma. E al massimo è lì un po' dolorante con un altro organo che gli sta un po' chiudendo le ferite. Però allora aspetta, riesco a cecchinarlo da qua? Vai così. Non lo uccido, però ah, merda. Devo riuscire a fargli di più. Allora ci mettono un pochettino ad arrivare, però dai, su. Gli altri non so dove siano, però. Ah, sono dietro. Madonna, quanti siete. Devo liberarmi presto di quegli altri. Vaffanculo. Meno male che ti ho almeno bruciato, perché altrimenti no. Come etilico l'ho addestrato a parlare anche in campo normale. Ah, ok, ci sto, per me è canon. Mi va bene, mi piace. Valgard, potrei anche comandare questa dannata missione, ma ti chiedo di lasciarmi uccidere qualcuno di questi abomini. Grazie Gunnar, perché porca merda. Ma è la pro move. Arriva da dietro. Bravo. Ehi. Che non è scontato, perché non è che... Ah, perché ha il teletrasporto. Sti cazzi, perché il teletrasporto non è che sia sempre così precisissimo, Cioè, devi puntare delle zone abbastanza sicure. Non a cazzo di cane. Quindi bravo Gunnar, bravo, bravo, complimenti. Bravissimo. Ora però, sai cosa? Dovresti tipo... Così però, no, così però niente, perché devo levarmi dalle palle. Aspetta, quanta gittata ha? Un attimino. Facciamo la cazzata. Un quadretto e poi il secondo che si allarga, giustamente. Quindi è, se vado dietro di uno, al secondo si allarga. Perfetto. Allora vado indietro di uno, mi giro e vi bruto. E invece ho fatto una cazzata. Lo sapevo, cazzata, sono un cretino. Cosa ha danneggiato 140 di qua, scusate? Non importa. Io adesso sai cosa faccio? No. Ne ha due? Dual wielder. Bravo. Complimenti. Dan Black, sono pur sempre Space Wolves e comunque mi si sta scaricando e ritorno a lavorare. Buona serata, stropatati vari. Grazie, grazie. Grazie mille. Buona serata anche a te. Allora, io penso che mi prenderò 2 difesa. Perché forse poi faccio dei reaction. Minchia, no, dai, quanta vita si sta riprendendo, però. No, come stun. Ok. Attenzione. Poi qua col fucile da cecchino è una figata, questo effetto. Che vedi proprio, va, colpo di precisione fantastico. Riuscirò a picchiarti male? Bene. Dai, almeno siamo riusciti a picchiarli, altrimenti sarà un casino, eh. Ah no, non li prendiamo di reaction. Porca merda, che danno. Aia, guarda, siamo davvero sotto, eh. Di vita. No, come? Basta! Quanti sono? Sono tantissimi! Madonna mia! È allucinante! Che adesso mi devo muovere rapidamente. Ma se io poi uccido il comandante, automaticamente la missione finisce e vinco? O boh, mica lo so, eh. Non lo so, però io farò così. Ah, merda. Dovrei uccidere prima loro, però. Quanto poco gli ho tirato. Che cazzo. Ti dà subito filo da torcere sto gioco. Bene. Va bene. Lui cos'ha? Ancora questo, il suo 1 di difesa, vero? Bastardo. Allora, io forse potrei... Ah no, innanzitutto mi curo. Madonna mia, se devo curarmi. Devo davvero tanto curarmi. Ah, vengono contro di lui. Aia, aia, aia. Ok. No, ma lui spara sicuro. Infatti. Immaginavo. Tu adesso però devi... devi morire, molto, molto semplicemente. Cazzotti, e uno almeno è andato. Dovevo usare questo turno per curarmi, perché altrimenti non era proprio cosa. Ok. Adesso chi tocca però? Puttana Eva, oh, ma siete infiniti quindi. È possibile che siano veramente infiniti, cioè non certo. Mi muovo di uno. E ora? Come no? Ma culo. Ma cazzo. Vabbè, mi culo allora, va bene. Cristo. Speravo di colpirlo. Almeno gli toglievo quell'uno di difesa. Rabbia, va bene. Madonna mia. Forza a fare così. No, che palle. Per una casella, per una casella mi è andata a puttane sta strategia. Devo pestare semplicemente, cioè ti devo veramente togliere sto cazzo di uno di difesa. Come di nuovo uno di difesa? Basta? Te l'ho tolto apposta. Madonna mia. Minchia, prima missione un po' più seria e danno dentro, per farti del male. Madonna mia. Mo' arrivano pure sti due. Secondo me sono davvero infiniti, Devi cercare di giocartela ammazzandolo il prima possibile. Madonna mia. Iniziamo a capire che il gioco non scherza. Non finiscono, Almeno adesso ti prendo. Aspetta, ma quanta gittata? Ah, è gittata 2. Porca puttana. Il punto è che se muoio con Valgard è atroce. Devo provare a fare progettata. Dunque abbiamo detto che quindi lo becco qui. Però se faccio così, cosa succede? Inflitto tantissimi danni. Ok. No, per uno! Per uno non riesco a curarmi anche l'altro. Porca puttana. E se mi sposto? Almeno mi piazzo un po' come bersaglio, cioè. No, cercano di picchiarmi lui. Il punto è che se muore Valgard perdo o continuo. No, sconfitta. Porca merda. Ok. Beh, non la rifiniamo adesso, però abbiamo ben capito adesso come funziona sta missione. Ok. Altra cosa, ma io posso mettere in pausa durante? In modo da tipo, andarmene, cioè terminare la live in mezzo alla missione. Qualità grafica io avevo messo media comunque, per dire. Cazzo, se metto alta. Sì. Cazzo, non è che sia un gioco con chissà quanta roba. Ah no, questo è solo quello. Vabbè. Beh dai, almeno la qualità grafica è un po' più altina adesso. Un po' più carina. E niente, facciamo questi ultimi minuti. Io spero di potermene andare interrompendo la missione, che non dobbiamo rifarla da capo totalmente. Hai sentito che ripropongono Cursed City? Assolutamente, o anche perché di per sé si sapeva che loro volessero farlo. Non è che erano contenti di non guadagnare soldi vendendo copie. Però c'erano stati dei problemi interni per cui avevano dovuto interrompere la produzione, non hanno potuto farne di più. Però d'altronde si vedeva che volessero continuare a supportare il gioco, tant'è che su White Dwarf continuavi a vedere contenuti a tema. Non era un gioco fatto e finito per cui boom, basta, fanculo, non lo caghiamo più. Si vedeva che volessero supportarlo, che volessero già creare una versione fantasy, cioè tornare nel fantasy con Warhammer Quest e farlo come hanno fatto con Blackstone. Purtroppo non ti so dire una valutazione a livello di gioco perché purtroppo non ho ancora mai avuto occasione di provarlo. Però mi piacerebbe assolutamente un giorno prenderlo, perché a quanto ho sentito dire da varia gente, tra cui anche Pita della Guida Galattica, a quanto pare ne vale molto la pena come gioco. Pare essere davvero un ulteriore passo avanti per Warhammer questo, quindi spero di provarlo. I modelli i modelli noir, su quello non ho alcun dubbio, quello lo so già. I modelli sono fichissimi. Però appunto vorrei anche provarlo, perché Warhammer Quest mi piace e voglio giocarli. Però sono contento che siano riusciti a risolvere i loro problemi interni, almeno da poter di nuovo riprendere la stampa del gioco, confermando anche il fatto che arriveranno le espansioni, perché ho detto volevano farle, però hanno avuto problemi. Però si sapeva che volevano comunque supportarlo ulteriormente anche con espansioni come Blackstone, quindi è figo che magari nel 2022 già una o anche un paio magari le vedremo. Belline le uccisioni un po' cinematiche. Siccome io non me ne intendo, al momento di Warhammer Quest ci sta Blackstone e la riedizione di questo, giusto? Sì. Allora, poi se tu riesci a trovare delle copie non usate, cioè, negozi che vendono anche roba magari attualmente fuori produzione, teoricamente potresti recuperarti anche Warhammer Quest Silver Tower, che è uscito nel 2015, e Warhammer Quest Shadows of Amrath, che è una sorta di seguito un po' più espanso, un po' più figo di Warhammer Quest Silver Tower, che invece è uscito mi pare un paio di anni dopo. E non dico ovviamente l'originale Warhammer Quest, perché sai, vai un po' tanto nella roba da collezione che costa uno sfacelo. Però un Silver Tower, un Shadows of Amrath, qualche negozio lo trovi ancora, che lo vende. Se proprio volessi recuperare quelli comunque usciti, diciamo, negli ultimi anni, fino a Silver Tower, è ancora un acquisto umano. Che se proprio vuoi recuperarli, almeno li hai, diciamo, quasi tutti. Se vuoi andare bene o male sul più recente, magari aspetti, dici ne voglio uno di fantasy, puoi recuperare, semplicemente aspettare Città Maledetta. E no, ma Città Maledetta certo, perché ci sono i bastardi che li vendono a un prezzo disumano, perché sanno che adesso è fuori produzione. Però appunto adesso, quando poi esce di nuovo, tutti questi qua si fottono allegramente. Però è chiaro, figurati, tanta di quella gente che adesso li vendeva a prezzi esorbitanti, perché lo sapevano, sanno che la gente lo vuole. Infatti c'era gente che come al solito ne ha comprate tipo 5-6 copie solo per venderla a quei prezzi. E il punto è che magari ci sono quelli che si fanno fottere, ma non perché non stanno il prezzo, ma perché dicono no, a tanto meno di così non lo trovo, e quindi accettano e lo comprano. Però no, assolutamente si fottono i bagarini, piuttosto si aspetta un po' di più e non se lo prende il prezzo che è giusto. Rabbia. Riesco già ad utilizzarlo contro... Ah, tutte e due. Ehi. Puttana, è davvero troppo forte. Ma i modelli sono fighi, a me piace tanto che abbiano dato una sorta di continuità poi con il Battletom dei vampiri. Che vedi Radukar con la sua trasformazione fighissima. Cioè, a me è piaciuta tantissimo come cosa. è appunto un peccato che ci sia stata questa interruzione di produzione in mezzo. Però ha colpito un po' tutti. Purtroppo allora ha colpito su un prodotto che effettivamente volevano spingere tanto. Sì, nel Battletom sì. Non sono per carità un esperto di regole, però lo so anche perché l'avevo preso, l'avevo comprato e avevo anche fatto una live in cui avevo letto un po' insieme al pubblico i Battletom, discutendone un po'. Ok, cosa possiamo fare? Abbiamo preso una montagna di mazzate, però... Oh, urla forte. Ok, sì, va bene, i soliti discorsi di prima. Ok, saltarli. Il campione terribile che dovremmo cercare di ammazzare il prima possibile, che abbiamo capito che sono infiniti i nemici. Tardi. Professore di Battletom, anche se le regole non sono il tuo campo, vorrei un piccolo parere. Se riesco a darti un parere valido, volentieri. Detto, non sono esperto di regole, però dai, è una cosa che riesco a risponderti. Questi ultimi minuti insieme. Allora, quanto riesci? Non è molto, non è proprio tanto, fatelo dire. Tenendo conto che, gli ultimi manuali sono quelli più simili alla nuova edizione, secondo te quanto indietro puoi andare senza cadere nell'obsoleto? Tenendo conto che aspetta, hai tagliato tu il messaggio o l'ha tagliato Streamlabs? Spero che l'abbia tagliato tu, l'abbia tagliato. Però allora, senza ancora sentire il resto del testo, nel caso stia scrivendo ulteriormente, quanto puoi andare indietro? Allora, fammi pensare. Gli ultimi, direi, allora, sicuramente quello dei vampiri è stato scritto già con la terza in mente. Quello sì. Io penso che proprio dietro i vampiri, non dico proprio obsoleto, però diciamo scritti ancora con la seconda in testa, credo. I vampiri però sono sicuro, perché l'avevo letto, che fossero già stati scritti avendo in mente l'edizione successiva. Bene o male succede sempre così. Agli ultimi sono stati Gravelords, Lumineth, Daughters of Cain e Slaanesh. Mi pare che anche... le Daughters of Cain e Slaanesh, perché comunque loro sono usciti durante Broken Realms. Quindi Gravelords e Lumineth sono un po' meno sicuro, però Daughters of Cain e Slaanesh, su quelli, grazie per avermeli ricordati, sono, direi, molto sicuro che siano usciti già con l'edizione successiva, perché d'altro sono appunto dei Battletom molto di transizione. Eh no, grazie appunto per avermeli messi in ordine. Però appunto Gravelords e Lumineth magari potrebbe esserci qualche sentore magari dall'edizione successiva, ma meno secondo me. Con Figli e Slaanesh sono un po' più sicuro. Tant'è che c'erano anche state delle apposite discussioni al riguardo effettivamente. Ah bastardo, non riesco a perseguirti neanche così. Mannaggia a te. Slaanesh è il più vecchio dei quattro. Però comunque c'era stata questa discussione, per cui mi pare che comunque Slaanesh, anche se poi è stato pubblicato prima, mi era parso di capire che era comunque stato fatto già con l'edizione successiva abbastanza in mente. Sono proprio quei due. Vado un po' a memoria, però sono piuttosto sicuro di quello che ti sto dicendo. E figurati, ho detto, non un esperto di regole, ma finché riesco a darti delle risposte decenti. Allora, adesso finiamo, voglio solo dare quest'ultimo colpo. Poi più che altro scoprirò nella prossima giocata se effettivamente questa missione dovrò davvero farla di nuovo da capo o se posso abbandonare il mezzo mid mission. E quindi senza perdere ulteriore tempo provo a farlo, esco e poi vedremo prossimo martedì se dovremo riniziare. Da dove cazzo è che esco, tra l'altro? Da qua, grazie. Perfetto. Vabbè, non esco adesso, uscirò dopo. Ragazzi, allora il gioco è bellino, come gameplay ho detto è piuttosto particolare. Non mi ricordavo tutte queste meccaniche interessanti del fatto che non è puramente di ognuno fa il proprio turno, poi si ricomincia il giro, ma appunto di dover gestire i punti sforzo. Quindi tu hai due punti azione, ma magari te li gestisci in modo da avere meno sforzo, scusatemi, meno sforzo rispetto al nemico, e quindi riesci a fare le cose, più cose degli altri. Bello, mi piace come meccanica. L'incrocio tra modelli e carte è anche interessante, appunto è chiaramente diverso da Warhammer Underworlds. Il paragone con Warhammer Underworlds era puramente per far capire il fatto di avere dei personaggi in gioco e delle carte, non solo una delle due. Però bello, come idea del gioco mi sta piacendo riscoprirlo, perché appunto ho detto l'avevo già giocato almeno le prime orette, però sono contento di aver lasciato in realtà un gioco che mi stava piacendo, evidentemente. Bellino. Sulla storia vediamo, per ora sono abbastanza semplici, sono delle cosettine che noi stiamo facendo un po' per... sono un po' dei piccoli motivi per mandarci avanti, però devo dire che sono sicuramente per adesso dei motivi un po' più validi dei motivi che ci dava Chaosbane, Chaosbane ci diceva dei motivi gran del cazzo, cioè tipo... oh mio Dio, guarda un po', devi recuperare proprio questo oggetto e portarmelo indietro. Che culo, fallo altro 4 volte con altri oggetti random che mi devi portare. Uno strategico quando lo porti invece? Beh, porto Total War Warhammer ogni giovedì. Se tu intendi strategici tipo Dawn of War, forse un giorno potrei portarli, però con la mia programmazione volevo dare... per adesso maggiore priorità a giochi un po' meno conosciuti rispetto al classico Dawn of War. Space Marine è stato un po' un'eccezione perché non l'avevo giocato e volevo recuperarlo insieme a voi. I Dawn of War sono quelli, diciamo, classici che conoscono un po' tutti con la programmazione, anche se riconosco che sicuramente c'è un po' meno pubblico, però poi tanto so che tanta gente se li recupera in past, perché io lo so che c'è un bel po' di gente che se li recupera dopo, perché le vedo le visualizzazioni di Twitch. So che tanta gente magari non riesce ad essere in live, ma che se le recupera dopo, perché lo vedo. Però se tu intendi tipo Battle Sector e Sanctus Reach, allora adesso tieni conto. Con la programmazione concludo con quest'ultima spiegazione. Il martedì io lo sto tenendo per giochi pressoché singoli, nel senso giochi che sono da soli, non hanno sequel, non hanno prequel, non hanno altre cose intorno, se non magari espansioni dello stesso gioco, o roba magari al massimo come Battlefleet Gothic. Dopo che esaurirò qualche altro gioco, arriverò a Battlefleet Gothic, che rientrerà nel martedì. Il mercoledì adesso è per la mega serie di Warhammer Quest e il giovedì per Total War Warhammer. Quando al martedì esaurirò tutti questi vari giochi un po' più autoconclusivi e Battlefleet Gothic, allora si comincerà la mega serie al martedì della Slitherine, dei giochi pubblicati da Slitherine. Quindi partirò con Armageddon e con relative espansioni, e poi andrò avanti con tutti i giochi che man mano Slitherine ha prodotto. Quindi porterò poi Armageddon da Orcs, Tank to Stretch, sempre contate sottinteso tutte le espansioni di ogni relativo gioco, e porterò anche Gladius, perché comunque una sorta di storia ce l'ha anche lui, e porterò anche Gladius, e dopo Gladius allora arriveremo anche a Battle Sector. Voglio man mano fare, come tutte le serie, la strada di Slitherine. Quando uscirà, intendi Chaosgate? Quando uscirà Chaosgate probabilmente vedremo dove piazzarlo. Io man mano che usciranno i nuovi giochi vedrò un po' dove piazzarli, perché comunque c'è ancora tempo, quindi vedremo magari in quale slot metterli, magari quando uscirà Chaosgate, quando uscirà anche Tutas Blood and Thief e qualsiasi altra cosa, magari gioco interessante che potrebbe uscire. Vedremo un po' in che slot. Presumibilmente vediamo, o magari lo si mette nel martedì, perché conta che comunque io prima di Chaosgate e Demon Hunters io voglio giocare quello originale. Io voglio giocare quello originale perché voglio sentire lo sviluppo, cioè anche lì fare la strada, il far vedere come è nato Chaosgate e poi far vedere come si è sviluppato, come è adesso nel 2022. Quindi comunque voglio giocare il primo. A un certo punto vorrei anche recuperare anche gli originali strategici di Warhammer, i Shadows of Yordle Dread e Dark Omen, perché comunque anche lì voglio far vedere altro retro gaming, comunque il passato videoludico anche di Warhammer. Il paio di Warhammer e Geostigmar come videogiochi se lo cagano poco, e beh, diciamo che chiaramente se lo cagano poco perché man mano arrivano. Esiste Warhammer Underworlds Online che lo stanno man mano supportando bene, e esiste Stormground che anche quello lo porterò sarà un gioco del martedì. Esiste un gioco in VR, Tempest Fall, che se riesco devo sapere se un mio amico ha ancora un VR che non so se sia compatibile con Tempest Fall. Se ce l'ha, se è compatibile, lo aggiungo alla lineup, perché magari me lo faccio prestare da questo mio amico e potremmo giocarlo, che sarebbe il mio primo gioco in VR, quindi sarò una ciofeca di merda perché non ho mai usato un VR in vita mia, quindi vedremo. Cos'altro di Geostigmar? So che c'è Frontier che sta lavorando, o comunque ha in programma di sviluppare un RTS, quindi tipo Dawn of War, almeno strategico in tempo reale, poi non è detto che metta in mezzo gli edifici, però RTS, strategico in tempo reale, di Warhammer e Geostigmar, che per adesso prevede di farlo uscire nel 2023, tra il 2023 e il 2024, quindi è roba abbastanza all'orizzonte. Vedremo ragazzi, vedremo. Comunque ovviamente teniamo conto del fatto che il martedì ci sono questi giochi abbastanza autoconclusivi, mercoledì grossa serie Warhammer Quest, giovedì Total War Warhammer, quando si finisce il martedì con vari giochi autoconclusivi che avremo, oltre a Battlefield Gothic che vabbè sono comunque solo due giochi, e se nel frattempo esce altro come Chaosgate comunque recupereremo prima il primo e poi quello nuovo. E quando esauriremo un po' tutte queste cose, anche il martedì finirà per avere la sua mega serie di Slitherine. Man mano, bene o male, si recupererà tutto, in modo che un giorno si arriverà al momento in cui esaurirò i videogiochi di Warhammer. Vuole un fottio, però ci arriva. Ci arriva. Aspetto sempre il tuo elenco di videogiochi col marchio Astropate approved e ripudiato dal Warp. Assolutamente. Adesso mi sto prendendo un attimino di calma perché ho finito un bel po' di lavori, tra l'articolo di Riot GV, i lavori sul momento review dello scorso venerdì e un lavoro urgentissimo e veloce e potente che ho dovuto fare per Ala Nera, quindi mi sto tenendo un po' di vacanze di Natale, però poi si ritorna prepotenti a fare cose, quindi anche quello arriverà. Ora Fuggo perché devo ancora cenare, c'è la stropatata che mi sta attendendo fortissimo, che sicuramente mi picchierà perché sto già facendo ritardo. Quindi vado. La storia di Raut TV è leggi l'articolo. Ti consiglio di leggere l'articolo, che spero tu possa trovarlo interessante. È un articolo molto sentito. Ci sono varie cose. No, figurati, hai fatto bene a farmi queste domande. Sono stati almeno... chi voleva sapere un po' il programma adesso sa cosa aspettarsi da questo canale per i prossimi mesi, direi. A questo punto io vi auguro buona cena nel caso in cui anche voi non abbiate ancora cenato, e per il resto è stato un piacere, grazie mille per avermi fatto un po' di compagnia. Ci vediamo domani con Warhammer 40. Buona serata, ciao ciao ciao.